Assessore Felice D'Argenzo, assessore delegato all'ambiente del comune di Gaeta, comune che è stato tra i primi a intervenire sulla strada regionale Flacca per ovviare a questo contrattempo, a questo sversamento di carbon coke appunto tra Virre Irlanda e Villa Accetta. Cosa è successo? Beh, stamattina alle prime luci dell'alba, come voi avete sottolineato, un camion ha perso una quantità pure abbastanza rilevante di questo rifiuto, di questo carbone, sversando sulla strada e bloccando di fatto una carreggiata. Grazie alle forze dell'ordine, insomma, i disagi sono stati, diciamo, attenuati. Però la cosa più importante è che noi, in virtù anche, il comune di Gaeti, in virtù anche di una collaborazione, di una convenzione specifica che abbiamo con delle ditte specializzate, abbiamo rimosso questo rifiuto, che è insomma un rifiuto particolare perché poteva causare dei danni con la pioggia o col vento, nelle caditoie, eccetera. E quindi le operazioni sono terminate intorno a mezzogiorno, una ditta specializzata ha rimosso tutto quello che c'era da rimuovere. Ecco, era presto, era l'alba, però molti cittadini hanno lanciato una sorta di allarme, un allarme subito rientrato perché avevano notato questa nuvola un po' scura e c'era un po' di paura. Sì, c'era un po' di paura perché la quantità era ingente, quindi è parecchia roba, e quindi fortunatamente insomma siamo intervenuti subito, subito, subito. Quindi praticamente il comune è intervenuto e soprattutto ha dato anche una mano poi alle forze Certo. preposte per bonificare e soprattutto aprire Sì. l'arteria.